Visita al liceo Marini, abbiamo subito le guide qua che ci introducono. Che cosa si sta di bello oggi? Allora, oggi potrete fare un giro per le nostre sedi per scoprire un po' l'offerta del piano formativo dei quattro indirizzi. In questo istituto abbiamo i tre licei, lo scientifico, il classico e il linguistico, mentre poi dall'altra sede abbiamo l'istituto turistico. Quest'altra lì. Sì. E lì in fondo? No, lì in fondo. Tutto? È solo un unico istituto, tutto. È tutto questo qua. Quanti sì. ragazzi sono in tutto qua? È in tutto saremo un 500 ragazzi, non so più. Va benissimo, ragazzi. Voi dove siete? A Gerola. Di a Gerola. Leggete Positano News ogni tanto? Sì, sì. Bravi, ragazzi, ecco qua. Entriamo in video, complimenti. Andiamo qua. Abbiamo il professore qua che ci parla del turistico. Abbiamo qui un bravo professore. Allora, come va? Tutto bene. Siamo venuti a trovarvi, Positano News. Ci conosciamo bene. Ci conosciamo bene, noi conosciamo e apprezziamo voi. Più o meno ci può dire qualche parola su... Sì, allora, è un momento importante questo, anche per far conoscere ai tanti ragazzi che stanno per iscriversi le proposte dell'istituto Marini Gioia, ovviamente le proposte dei licei e le proposte dell'istituto turistico. C'è però una grande iniziativa che abbiamo, la preside ha messo in campo già dallo scorso Open Day, la presenza di artisti che decoreranno i nostri edifici scolastici. Già Pietro Lista ha ornato con una sua composizione, una sua opera, l'ingresso del liceo e la volta di un altro maestro, Giovanni Cavaliere, che sta realizzando proprio in questo momento. E allora andiamo subito, certo. Siamo con Positano News, andiamo a vedere l'artista. Ricordiamo Pietro Lista, un grandissimo artista, certo. Famosissimo. Certo. È anche un'importante iniziativa voluta anche Cavaliere, dirigente, che ha incontrato ovviamente il pieno favore di tutto il corpo docente. Il maestro all'opera. Il maestro all'opera, siamo di Positano News. Maestro, non vogliamo disturbare. Sì, la porta, ci avete disturbato. Non è la porta, il professore stava a dire l'ultimo aiuto alla porta. Allora, ci dica in cosa consisterà questa opera, che sensazione le ha date innanzitutto come sensibilità artistica questa scuola? È a bruciapelo, così. A bruciapelo, sì. Niente, io ho cercato di... Sto cercando di fare un lavoro sull'identità della collettività, no? Io sono partito da questo elemento, questo archetipo della piramide. Bellissimo. Sembrano quasi le pietre a vista tipiche della costiera amalfitana. Esatto, muretta a secchi. Muretta a secchi che ricordiamo sono diventati patrimonio dell'UNESCO. C'è anche questo. E quindi diciamo una bella simbologia, l'essenzialità, la bellezza del territorio. E la bellezza salverà il mondo, la bellezza deve essere ben augurante per questo. Ha fatto tutto per, lei, per questo. E diciamo, come continuerà diciamo, il resto dell'opera? Adesso completo questa parte di questa piramide e poi ci sarà un intervento di colore in questa parte bianca dell'ornamento. Quindi una cosa, questo diciamo è l'ingresso che viene fatto in questo posto. Ecco, vediamo il maestro all'opera. E continuiamo il nostro percorso, grazie dell'attenzione. Certo, c'è anche sicuramente una parola importante, la vuol dire il collega, professore dell'arte. Vabbè, l'operazione della scuola di Marco Alfano, sono insegnante di storia dell'arte al liceo, insieme al collega che sta invece al turistico, e l'idea della preside Utter, che ha voluto in questo modo avvicinare l'arte contemporanea alle scuole, portando l'atto creativo nelle scuole. Quindi stamattina il maestro Giovanni Cavaliere ha coinvolto i ragazzi nel momento creativo, quindi non si tratta di un semplice laboratorio, ma i ragazzi hanno partecipato nel momento della creazione. Quindi questo aspetto è un aspetto che è iniziato nella parte del liceo con
l'installazione di Pietro Lista e continuerà prossimo mese con Antonio Betti. Quindi è un percorso che porterà alla creazione di questo progetto di scuola museo, che avrà anche delle collaborazioni importanti, tra l'altro con il Madre a Napoli e con altre istituzioni, di creare, diciamo, proprio un polo come ente formativo, di avere un polo dedicato all'arte contemporanea. Benissimo. Quindi l'idea è quella di lanciare questa novità, che poi è una novità assoluta dal punto di vista didattico, cioè di creare questa presenza degli artisti contemporanei all'interno delle scuole. Va benissimo, grazie.